Ma abbiamo tanto bisogno in Italia, perché andate in Africa? È vero, c'è tanto bisogno in Italia, ma il tipo di lavoro che abbiamo deciso di fare ovviamente è sulla formazione del personale locale. Qui siamo dietro la sala operatoria, quindi in questo momento la sala operatoria va avanti con il personale locale e noi un gruppo è partito per le medicazioni. In realtà però da quando abbiamo iniziato a creare il gruppo di Cute Project, un giorno andando a un congresso sul volontariato è capitato che un ragazzo proprio africano del Ghana ci disse: sì, ma l'Africa in realtà è in Italia. Ed è questo effettivamente è vero, perché noi ci siamo resi conto dell'esigenza che molti dei nostri pazienti in realtà possono essere anche in Italia presenti con l'immigrazione e cose di questo genere. Per questo abbiamo deciso di far partire ormai 3 anni fa il primo ambulatorio di chirurgia plastica in Italia pro bono, grazie al Serbi di Torino. La bandiera che vedete lì dietro della pace è una bandiera che ci caratterizza molto, perché ci sentiamo molto vicini al gruppo del Serbi di Torino, che ci ha dato l'opportunità di aprire un progetto che abbiamo chiamato La Plastica è per Tutti. Questa cosa è stata un po' provocatoria, perché anche noi stessi da medici ospedalieri pensavamo che tutti avessero la possibilità di andare ad avere le cure negli ospedali nostri italiani tranquillamente, ma abbiamo scoperto proprio con questo tipo di progetto che esiste una fascia di popolazione che praticamente non può avere accesso alle cure mediche perché tra virgolette non è registrato, perché magari non ha i soldi per i farmaci. Quindi da qui parte anche un progetto sul territorio di Cute Project, che è quello appunto di fare un ambulatorio dove selezioniamo dei pazienti, molti di loro vengono reindirizzati, riemergono tra virgolette dal sommerso e entrano nei nostri circuiti, nei nostri ospedali, vengono curati e trattati negli ospedali dove noi lavoriamo, quindi a Cetriolo, Molinette, a Maria Vittoria e reparti di chirurgia plastica. Un altro progetto che ci vede coinvolti sul territorio italiano e che potete seguire per esempio su Facebook, che è partito adesso a novembre e ha un grande successo e si svilupperà per tutto l'anno scolastico, è quello sulla prevenzione delle ustioni. Questo perché? Perché sostanzialmente, ovviamente, prevenire è meglio che curare, si sente questa frase oramai entrata nelle orecchie di tutti e nelle menti di tutte le persone. Allora da qui l'anno scorso è nato un libro che si chiama Cutify Elephant, dove c'è un piccolo elefantino che spiega come non farsi male. Dal libro, che è in 3 lingue, 4 lingue oramai, è presso in 5, quindi in italiano, in francese, in inglese, in cinese l'abbiamo fatto, adesso ci è arrivata la traduzione in spagnolo, da questo libro è nato un laboratorio creato dal dottor Gangemi, il nostro vicepresidente, Presidente, che sta andando nelle varie scuole, l'ultimo anno di scuola materna o primo o secondo anno di scuola elementare. Quindi la domanda che è stata fatta ovviamente è giusta, noi di Cute Project ci stiamo impegnando anche a lavorare sul territorio, quindi continuate a seguirci e soprattutto venite nel territorio, perché vi aspettiamo anche a partecipare attivamente ai nostri laboratori. Un saluto a tutti.